Tommaso. Ciao. C'è un intruso in macchina tua. Ben trovato. Grazie. Grazie a te per essere con noi, sei il nuovo ospite di Drive Inter. Insomma, sarà un bel viaggio verso una prima destinazione, poi verso chiaramente casa tua. È facile, però tra un po' ci sarà anche un piccolo test da superare. Non ti svelo niente, intanto possiamo iniziare il nostro viaggio. Partiamo, vediamo cosa mi viene fuori. Mi hai fatto divertire davvero tanto, Tommaso, hai postato una tua foto di, insomma, qualche anno fa, Love My Air. Ho riscosso un grande successo. E non ridete, però è scritto anche, quindi. Ti chiedo la tua passione per l'arte da dove nasce? Allora, è una cosa strana perché a casa mia non c'è nessuno di grande appassionato verso l'arte. Sei un collezionista, giusto? Sono un piccolo collezionista, riesco a fare. È successo una decina d'anni fa che un mio compagno che era con me in Nazionale del 21 era appassionato d'arte e disse vabbè andiamo a vedere qualche mostra. Cominciai a vederle e mi resi conto che avevo una certa sensibilità verso il mondo dell'arte. Quindi sei un intenditore anche tu alla fine. Non posso dire che sono un intenditore, però diciamo un'infarinatura generale ce l'ho. Come hai detto tu, hai giocato anche a Braga. In Portogallo la maglia del Braga è bianco-rossa. A cosa deve questi colori? Ai colori del Bari, ai colori della bandiera polacca, ai colori della Croce Rossa oppure ai colori dell'Arsenal? Forse all'Arsenal, senza forse, all'Arsenal. Infatti i tifosi del Braga sono chiamati arsenalista. Siamo arrivati al momento della canzone, questo momento Drive Inter dedicato alla canzone, appunto alla musica. Intanto, che musica ascolti? Ascolto di tutto, sono della mia passione sugli anni 60, 70 e spero un giorno, questa è veramente, veramente difficile. Però dico così, guarda, l'album che proprio non ascolto una canzone singola, perché non si può ascoltare singolo, è The Dark Side of Me. Quindi ti do tutto quell'album, perché per me è una canzone unica, ed è